Nella vita c'è chi lo prende e c'è chi lo dà. L'importante è Nagawa. Perché il fumetto? È perché è una passione atavica. Una passione che ho da piccolo e quindi alla fine ho avuto la possibilità di diventare un personaggio del fumetto e l'ho realizzato. Cogli la prima mela, ah, cogli la prima mela, ah, cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela, ah. Non ci capite, chissà come la posso intitolare questa canzone, ha intitolato La Vendemmia, ma poi qual è la prima mela? Ci stanno i numeri sopra. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd, i Deep Purple, contemporaneamente in Italia Gianni Morandi. La domanda non è chi è, no! La domanda è perché? Perché Gianni Morandi è toccato a noi? Che abbiamo fatto? Banane, lampone, chi c'era con te o fruttaiola? È meglio differenziare oppure comunque ritornare in televisione? No, non è che non dipende solo da me, dipende dalle esigenze televisive, da agenzie varie, però non è che... capiterà sicuramente, mo ho in progetto una cosa che probabilmente me la fanno fare, speriamo, incrociamo le dita. Hai incontrato chi hai preso in giro? Incontrati diversi, no, sono stati sempre felici di essere presi in giro, tutti qua, anzi è arrivato qualcuno che non menzionavo e ha detto ma perché a me non mi pigli per culo, sei pure incazzato. Vi posso assicurare che Zucchero non ha mai copiato una canzone. Dico, tu vuoi copiare? E va a copiare a qualcuno conosciuto? A chi va a copiare? A Michele Pecora! Michele Pecora neanche lui sa ricordare la canzone. Il fratello Maurizio! Michele, quello è uguale alla tua! Beh. Cosa ci dici di Zucchero? Che bravo Zucchero comunque, è bravo a, secondo me lui quando copia è bravo a renderle ancora più belle le canzoni, che lo tiene, perché sennò se facevi più brutto era peggio, lui fa più belle, quindi diciamo che un pregio ce l'ha. Cosa pensa dei comici che fanno cinema? I comici tentano di fare cinema, ma quello non è cinema, quello è cabaret sulla pellicola, il cinema è altro. Altri che fanno, perché il film è film, non è una serie di sketch, una serie di battute, il cinema si fa con il direttore di fotografia, con l'operatore, con il regista cinematografico, non con gli autori che scrivono quattro cazzate e fanno un film che non si possono guardare certi volte. Io mi piace, ho lavorato io con grandi attori, perché voi forse siete giovani e non lo sapete, ma io ho lavorato con il grande Alberto Sordi, con il grande Massimo Troisi, con il grande Giancarlo Giannini e tanti altri a cinema, ho fatto dei film nell'80. Ora canta insieme a me, la domanda non è chi è, la domanda è...